sappiamo stasera. Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo impianto sportivo è la cornice idea. Prova la conclusione! Allontana il pericolo. È ben posizionato e spazia via la palla. La mette al centro. Passaggio in avanti. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Decide di sfruttare la fascia. Cross sul secondo. C'è il colpo. Clamorosa traversa. Prova la conclusione. Si sblocca il risultato. Di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Bonucci. Decidono di giocarla all'indietro. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Riceve un pallone interessante. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. C'è l'opportunità per il contropiede. Hanno già riconquistato palla. Scatta verso il pallone. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Fallo, nessun dubbio. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Memushai prova a metterla in mezzo. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Scodella in avanti. Crecco, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Contrasto molto deciso. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Pallone lungo, in verticale. Prova il cross. Salta e colpisce di testa. È intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro, non ha trovato il gol però. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Ma adesso dà anche il giallo. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Lotta, ma perde l'equilibrio. E trova bene il compagno. Crecco.
Lungo passaggio in avanti. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Crecco. Cercano un'azione veloce. Ottimo disimpegno, fondamentale. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Provano a partire in velocità. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Crecco. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Crecco raccoglie un passaggio dalle retrovie. Bel gesto tecnico. Cross in mezzo. Decide. Ecco il tiro! Memusciai è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Riesce ad allontanare. Crecco. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Può spartire. La mette in rete. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono tornati in partita, Fabio. Crecco. Lungo passaggio in avanti. Pallone filtrante a superare la difesa. Ha una palla d'oro tra i piedi. Ecco il tiro. Si è liberato bene. Peccato per la conclusione non molto precisa. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Yücel. Va via in profondità. Occasione per il contropiede. Isco lancia il pallone in avanti. Crecco. Ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Intervento duro ma corretto. E trova il occhio alla conclusione. E il portiere è riuscito a salvare. Il portiere si è ritrovato la palla addosso, ma l'importante in queste situazioni è avere il piazzamento giusto. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Yücel opta per il lancio lungo. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo.
e va a colpire di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Non era facile sgusciare via il raddoppio, ha ottenuto il massimo da quella situazione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. A sinistra con il passaggio. Germoni. Bükel. Pallone lungo in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Crecco. Crecco. Può andare in rete. Avanza verso l'area. Si libera della palla ed evita complicazioni. La mette sulla sinistra. Prova a verticalizzare. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Crecco. Opportunità di ripartire. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Campagnaro è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica... Splendida l'azione del portiere! Gli lega la gioia del gol, che parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare in lista. Libera al momento giusto. Cerca l'uomo là davanti. Prova a passare con un pallone profondo. Numero! Ecco il cross. Intercetta il passaggio, pericolo. Costringe l'avversario al fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Contrasti duri, partita sentita, combattuta, non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male, gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Degel senza compromessi. Allontana il pallone. Qui può partire il contropiede. Campagnaro, di forza. La gioca a sinistra, Di Gennaro, prova a prolungare. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco che fa tiro. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fuori. Attenzione, cartellino rosso. Oh, dubbi, quanti dubbi su questa espulsione. Ora dovranno giocare il resto della gara in 10. Lancia il compagno in profondità. Tocco preciso. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Colpisce il pallone. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Sembrava oltre la linea dei difensori. Sì, bandierina alzata. L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro. Una buona chiamata, secondo me. La decisione dell'arbitro è arrivata tardi, ma è sicuramente corretta. Lancio lungo del portiere.
giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Prova la conclusione! Conclusione sul fondo. Sapeva esattamente cosa fare ancor prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. Due sostituzioni, rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Provano a ripartire da dietro. Effettua un passaggio lungo. Non può sbagliare. Memushai. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Riceve la palla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Memushai. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Memushai. Occasione per il contropiede. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Colpisce! Bella parata! Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Sceglie il lancio lungo.